Buongiorno a tutti. E, come ha accennato David prima, riportiamo adesso un'attività che è stata svolta da ARPA Friuli Venezia Giulia su richiesta della Regione Friuli Venezia Giulia in qualità di autorità competente ai sensi del DM 173. E un'attività che abbiamo svolto anche con il supporto e si sta concludendo, speriamo presto, con il supporto anche di ISPRA, e riguarda appunto la definizione di valori di riferimento locali previsti dall'allegato tecnico del DM 173. L'unico cenno normativo che riporto è questo: l'allegato tecnico prevede che in alternativa ai valori nazionali possono essere determinati dei valori di riferimento locali per la totalità dei parametri chimici, e questa attività la fa l'avvia l'autorità competente con il supporto della propria agenzia territorialmente competente, e nel caso in cui alcuni valori locali superino i valori L2 nazionali interviene il supporto degli enti scientifici nazionali, in particolare ISPRA, CNR, ISS, ma anche con ISMA, ovvero quei soggetti che poi dovrebbero costituire, speriamo presto, questo osservatorio esperto su cui stiamo trattando con il Ministero. E, diciamo che l'allegato tecnico individua una procedura per la determinazione dell'L1 locale, ovvero del valore di riferimento più basso, e questa è la procedura, la trovate comunque nell'allegato. Perché la Regione Friuli Venezia Giulia ha voluto avviare questa attività? Beh, c'è evidenza dai dati pregressi che avevamo, sia derivanti dalle varie attività istituzionali che l'Agenzia fa, vedi 2060 per esempio, ma anche da analisi fatte su materiale che in questi anni è stato movimentato, e da conoscenze ovviamente storiche, che alcuni parametri potevano essere al limite, diciamo, vicini all'L1 nazionale, e soprattutto per quanto riguarda il mercurio questo poteva essere, anzi sicuramente era superiore sia all'L1 che all'L2 nazionale. Per cui la Regione Friuli Venezia Giulia, assieme all'Agenzia e con il coinvolgimento di ISPRA, ha deciso di avviare per il 2017 questa attività. È stato un progetto di durata annuale e sono stati individuati 120 stazioni distribuite su tutto l'areale costiero. E su questi campioni sono stati prelevati in circa 3 mesi da parte dei colleghi dell'agenzia e di una ditta incaricata mediante gara, e su tutti i campioni sono state svolte analisi ecotossicologiche, quindi i campioni sono stati prelevati, scaglionati nel tempo, circa 10 campioni a settimana, proprio per non sovraccaricare il laboratorio. Due specie, le prime due tipologie, ovvero Vibro fisheri e Pheodactylum tricornutum, sono stati analizzati dai nostri laboratori. La terza specie è stata affidata in analisi ad un laboratorio esterno. Questa purtroppo si vede poco, comunque è una distribuzione dei risultati dell'ecotossicologia, del pericolo ecotossicologico elaborato secondo il decreto. C'è una situazione eterogenea, diciamo che gran parte dei campioni si dividono tra un pericolo ecotossicologico ai sensi del 173 e assente o medio. Abbiamo qualche campione, 3 campioni su 120 con pericolo alto e qualche basso. E indipendentemente dalla presenza delle concentrazioni di mercurio, sembra non ci sia una correlazione. E successivamente, su 40 campioni in cui il pericolo ecotossicologico era assente
e su 40 campioni in cui era presente un pericolo ecotossicologico sono state fatte le analisi chimiche. Le analisi chimiche hanno riguardato, diciamo, un panel di analiti che rispecchia la tabella 2.5 dell'allegato tecnico, eliminando alcuni parametri che non erano per noi problematici e che, per esempio, anche durante il monitoraggio per la 2060 hanno riscontrato concentrazioni basse o comunque sotto i limiti di quantificazione. Questa è la distribuzione degli 80 campioni, 40 più 40, su cui sono state fatte le analisi chimiche. E poi, come previsto dal decreto, abbiamo scelto una ventina di campioni distribuiti un po' su tutto l'arco costiero, dove il pericolo ecotossicologico era assente, e abbiamo prelevato del materiale e abbiamo fatto delle prove di esposizione con il polichetedist diversicolor. E questo ci ha portato ad elaborare, secondo l'elaborazione nell'algoritmo statistico presente nel decreto, i valori L1 locali. Di questi ci sono dei parametri che superano il valore L1 nazionale. Per altri abbiamo determinato dei valori L1 locale al di sotto dell'L1 nazionale. Comunque i parametri sono per cui il valore L1 locale superiore al nazionale sono arsenico, cromo totale, mercurio, nickel, piombo, zinco, benzopirene, benzobiflorantene e benzocappafluorantene. Poiché, come vi dicevo prima, l'L1 locale per il mercurio supera l'L2 nazionale. E il pacchetto, diciamo, del lavoro fatto è stato trasmesso alla regione, la quale l'ha rigirato ad ISPRI, ISS, CNR, con ISMA, e in questo momento è in fase di verifica il lavoro svolto e si stanno, diciamo, definendo diciamo, si sta definendo il valore L2 locale per il mercurio. Diciamo che è stato comunque un progetto per noi complesso ed impegnativo. Doveva essere fatto con risorse che arrivavano dalla regione, aggiuntive rispetto al finanziamento annuale. In realtà poi alla fine abbiamo gestito con soldi di bilancio nostro. E fasi sono state strettamente interconnesse e coinvolgendo diverse strutture, ne cito alcune: le risorse economiche per le gare, gli affari generali e risorse umane per l'assunzione di alcune unità di personale a tempo determinato per dare una mano su alcune attività, la nostra struttura ICT per mettere in piedi un sistema di comunicazione veloce. Sia per la preaccettazione dei campioni che per l'elaborazione e estrazione ed elaborazione dei dati, ovviamente il laboratorio che ha avuto la parte predominante come attività, e le strutture del monitoraggio delle acque marino costiere territoriali che hanno fatto i prelievi assieme alle nostre strutture territoriali dei dipartimenti e la struttura che ha coordinato un po' le attività. Era importante che nessuna fase ritardasse perché eravamo a cascata, ci siamo riusciti a filo filo e questo è quanto. Prossima volta, quando ci incontreremo la prossima volta, speriamo di presentarvi quali sono i valori che ancora teniamo nel cassetto, visto che non c'è ancora il bollino finale da parte della giunta regionale che li adotterà. Grazie per l'attenzione. Grazie, grazie a entrambi.